Mi scusi, signorina Florencia? La vogliono al telefono e siccome è tanto occupata, io gliel'ho portato nel suo atelier. Non fare la spiritosa, questo vestito mi sta facendo impazzire. Sì, questo lo so, ma da quando ti sei messa a fare la grande stilista dell'alta moda, per noi il lavoro è triplicato. Un po' di pazienza, quando avrò finito il vestito vi riposerete tutti e mi farò anche insegnare il tedesco da Greta. Dammi. Che cosa? Il telefono, Amalia. Quale telefono? Quello che hai in mano. Certo, sono venuta per questo. Ce l'hai fatta. Pronto? Che cosa c'è, Titina? Stai tranquilla, ti ho detto che te li do io i soldi. 5.000 pesos. E quando li devi pagare? Va bene. Sì, appena finisco il vestito di Delfina e me lo pagano, ti porto i soldi. Sta tranquilla. Bene, ti mando un bacio. Ciao. Oh, santo cielo. Ah, andiamo proprio bene. Ora ascolta le telefonate degli altri. Cosa? Scherzi. Neanche per sogno. Sì, io ero venuto qui solo per... per chiederti se per caso ti servissero dei soldi. Tolga quella mano dalla tasca e non mi offenda, per favore. Non ho bisogno di soldi. Che aspetta? Risponda al telefono e si occupi delle sue cose. Io devo pensare al mio lavoro. Darmi dei soldi, eh? Proprio quello che mi mancava. E per giunta devo rifare da capo il vestito come se mi fossi sbagliata io. Mica l'ho sognato. Sì, Gaston, sì, anche a me farebbe molto piacere incontrarti per parlare di Franco e di come sono andati i tornei. Come ci sono dei problemi e di che genere? Come sarebbe che oggi non è venuto agli allenamenti? Beh, può darsi che se ne sia dimenticato perché era da tanto tempo che non vedeva i fratelli e così. È una faccenda tanto seria. Va bene, sì, certo che ci possiamo vedere da soli. Ciao. Ti dà da fare quel vestito, eh? Più o meno, però mi piace cucire. Allora, com'è andata con Clara? È andata male. Non sai cosa è successo. Neanche te lo immagini. Se non me lo dici. Franco. Sì, che c'è? Ho appena parlato con il tuo allenatore, è furibondo. È vero, gli allenamenti. Già, gli allenamenti. Me ne sono completamente dimenticato, no, sai, io gioco a tennis. Sì. Ti ha telefonato? Sì, mi ha telefonato. È molto arrabbiato e pensa di cancellare la tua tournée. Ehi, ma è impazzito. Tante storie perché ho saltato un allenamento. Comunque sì, mi vuole vedere subito al circolo. Ah, beh, chiedo scusa. Avevo promesso ad Amalia di andarla ad aiutare. Aspetta, ti do una mano anch'io. Fermati, Franco, fermati. Tu non vai proprio da nessuna parte, chiaro? Che cosa ti stavo cercando perché devo parlarti di un paio di cose. La prima... se hai problemi con il tuo allenatore, voglio saperlo da te e non... Ma no, sono discussioni di lavoro, lo sai. Spero che sia così. Sì, allora lo sai. Aspetta, 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 ascolta, Florence, era di questo che ti volevo parlare. È tutto il giorno che le corri dietro e non deve sentirsi perseguitata. Ehi, ma perché mi hai preso? Io non sono affatto così, dai. Io provo qualcosa di speciale per Florencia. Ma non so cosa sia, non lo so. Non dire stupidaggini, tu staresti cercando di dirmi che ti sei innamorato di quella ragazza. E se anche ne fossi innamorato? Ma ti ascolti almeno quando parli? Sei matto? Come fai a dire che sei innamorato di lei? Non sono matto, perché poi? Ti sembra tanto difficile innamorarsi di una ragazza come Flor? In soli due giorni? No, ancora meno, in due minuti. Sai, a dire la verità non sono innamorato, ma non so che cosa provo per lei. In ogni caso posso dirti che non riuscirò mai a dimenticarla. È divina. Smettila con queste idiozie, non ti rendi conto di quello che dici? Che ne sai di quello che provo io? Tu sei insensibile, tutto d'un pezzo, non a caso ti chiamano Freezer o no? Io invece ho preso tutto dalla mamma, sono fatto di fuoco e passione. Ho sangue latino nelle vene. Sì, non sono come te, di Prussia. Non ho neanche un capello. Quella ragazza mi fa impazzire. Non secondo so me che cosa fuoco ti ha fuso il cervello. E pensi anche di sposarti? Perché no? Mica mi va in frantumi il cognome se amo una cameriera. No, aspetta, no, aspetta, fermati. Smettila che di fare il cretino e ascoltami. Tu sei minorenne, devi fare quello che ti dico. No, 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 no. Non puoi decidere cosa provo io. Va bene? Tu non comandi i miei sentimenti, Frisenwalden. Mi dispiace, Franco. Mi dispiace tanto, ma non permetto a nessuno in questa casa di prendersi delle libertà con il personale. Dammi un bacio. Smettila, ti dico. Quella ragazza ha sofferto molto e non voglio che soffra ancora. Ma io non sono un ragazzo cattivo. Non mi conosci, forse? Io desidero solo arrivare al suo cuore. Mi capisci? E magari darle qualche carezza. Tesoro mio, cosa fai? Sai che non puoi stare qui. Perché non posso stare qui? Perché porta sfortuna vedere il vestito del fidanzamento. Ma non era solo per l'abito da sposa? Ah, ma una fidanzata è superstiziosa come una sposa. Anche se non lo indossa, nessuno deve vedere prima il suo vestito. Ascolta, Delfina, dovresti farmi il favore di dare a Flori i soldi di cui ha bisogno. Devo darglieli in anticipo? Sì, proprio così. Non credo che voglia scappare con questa fortuna. No, 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 certo, però pensavo che... Non mi interessa cosa pensi. Ti chiedo soltanto il favore di darle questo assegno con la somma che le serve, perché... da me non l'ha voluto, perciò fa come se fosse un'idea. Sì, tesoro mio, come desideri. Grazie. Sì.
Cara verduraia, non vedrai neanche un centesimo di questi soldi. Ragazzi, non è che Bata è malato, non è ancora venuto al lavoro. Che giornata noiosa. Sì, e anche tu sei noiosa, non è qui perché non ha un orario preciso. Va bene, prendete qualcos'altro o no? No, abbiamo già preso un succo di frutta. Allora dovete andare via, non potete stare qui a scaldare la sedia senza consumare niente. Ehi, vieni, Sofia, guarda come ti osserva il tuo amico, non gli piace come lavori. E dov'è? No, era uno scherzo. Senti, perché non ci dici che tipo è il gemello di Nico? Franco? Sì. È carino. Carino? È carino carino o carino un sacco? Senti, a me sembra un tipo un po' troppo esile, io preferisco i ragazzi più robusti. Come Bata, per te esiste solo lui. Che tipa è Sofia? E dai, Clara, non puoi stare così per quel cretino. Non ci riesco. Ho un'idea. Dai, andiamo da Maya a conoscere il fratello. Non ne ho la minima voglia. E smettila, allora puoi accompagnare me, no? Ascolta, non facciamoci riconoscere. Se vediamo che è super, non sveniamo davanti a lui. Sul, sorridi. Andiamo, dai. Non lo capisco, Franco. Non posso credere che mi abbia tradito. Perché? Cosa ha fatto? Ci ha provato con Clara come se io non esistessi. Cosa? Ne sei proprio sicuro? Non è affatto carino che si comporti così. Te lo giuro, così. Li ho visti mentre si stavano baciando. Ma dai. Pensi che gli piaccia Clara? A Franco piacciono tutte, ma con me lo credevo più corretto. Ah, ma cosa dici, Nicholas? Che vergogna! E ha avuto anche il coraggio di dirmi che gli era andata male. Adesso capisco. Ah, no, queste cose non si fanno. Adesso gliene vado a dire qualcosa a quel ragazzino. Comincio a credere che Gaston abbia ragione. Ah, le ragazze mi stanno facendo girare la testa. Bene, eccoti qui. Ma tu sei un miraggio. No, sei tu. Cosa? Il mio angelo. Angel. Angel. Cosa? È una canzone alla quale ho cambiato le parole. Non ti piace? No, non mi piace. Peccato, che cosa vuoi? Voglio sapere come hai potuto mancare di rispetto a tuo fratello. Come hai potuto baciare la ragazza che piace a lui? Ma Nico è proprio un cretino. Mi ha baciato lei, gliel'ho detto mille volte. E io l'ho respinta. Non mi mentire, perché io non ti credo. Ci siamo capiti? È la verità, te lo giuro, Flor. Ma che succede in questa casa? Ce l'avete tutti con me. Allora tu non la volevi baciare? No. Sai, l'unica cosa che desidero baciare sei tu. No, posso? No, no. Dai, no, su, no, buona, buona. Non ti voglio mancare di rispetto, però mi piaci tanto. A te piacciono tutte, se no, è per questo, no, quindi... Le altre sono solo un passatempo, ma tu, da quando ti ho visto, ho occhi soltanto per te, lo giuro. Perché sono molto fotogenica, è quello che dicono tutti. No, aspetta, mio, non te ne andare, Flor! Le è piaciuto quello che ho detto? Bravo, Franco! Ah, piccolo Frank, essere grandissimissimo sportivo. Si vede che quello ragazzo avere sangue tedesco in vena, ya? Sì, ma si è perso un po' di crauti lungo la strada. Perché crucco o argentino, quel ragazzo diventerà un campione, te lo dice il sottoscritto. Oh, tesoro mio, morivi dalla voglia di lavare la verdura? No. Beh, ti lascio subito un paio di lattughe. No, volevo solo un bicchiere. Allora perché non detto permesso? Perché stavate tessendo le lodi di Franco e non volevo interrompervi. Non capire, dov'è essere telai? No! Non pianta ridere, cuoco, non bello ridere sempre di tutti. No. Chi ti crede di essere qui, pollo di gallaio? Greta! Me la faccio sotto, ecco, permesso! Vite, Florisienta, aiuta stupido cuoco con cartofen, altrimenti in questa casa tutti morti di fame. No, Greta, non posso, perché se l'aiuto a pelare le patate mi finisce la terra sotto le unghie e rischio di sporcare il vestito della signorina Delfina, e quindi la strega... attacca ad urlare. È soltanto per questo, pazienza, capisce, compromesso. Pazienza, io chiesto. Salve, come va? A me, Antonio, faccio io. Ma che ti prende? Non avevi detto che... Così facciamo in fretta. Serve qualche cosa, Erfra? No, è che mi è scappato un angioletto e così lo stavo cercando. Tutto qui. Come va? Ma... Angel! I still love you, baby! Io non capisce. Cosa stai cercando? Bambola di peluche Angel? Con permesso? Bambina, e le patate? Ah, ne ho già pelata una, ora mi devo lavare le mani. Oggi essere tutti fuori di testa. No, gliel'ho detto, ho bisogno di più tempo per poter pagare. Ma lei che cosa crede? Che metto un paio di bigodini e mi regalano 10.000 pesos? No, no, io adesso gliene posso dare la metà. E in quanto al resto deve avere un po' di pazienza e io... Che cosa... La mia casa sarà venduta all'asta se non verso il denaro in tempo. Ma che cos'ha al posto del cuore? Un pezzo di marmo, per caso? Con che coraggio getta in mezzo a una strada una madre e suo figlio? Che bastardo! Mamma.
Ma che succede alla nostra casa?